Ci troviamo al comunale di Miglianico. Alle ore 18 inizia la gara del campionato provinciale categoria giovanissimi Girone Chieti, la prima giornata di ritorno tra il Miglianico Calcio e la Virtus Castelfrentano. Qua c'è il gruppo dei ragazzi che partiranno dalla panchina, c'è Andrea, Gabriele, Manuel, Manuele, e c'è anche Matteo Di Fresco. E il piccolino dove sta? Matteo. Matteo Franco? No, Franco Di Fresco sta dentro ancora? Ecco qua invece il gruppo dei titolari che partiranno, che entreranno in campo dal primo minuto. C'è mister Giovanni. La temperatura è un po' frizzante, per non dire che fa freddo, è meglio dire che fa freddo. C'è un vento gelato. Da questo lato abbiamo l'Arnè Emanuele con il numero 9, abbiamo Tenaglia, abbiamo Pellegrina che parte da titolare con il numero 6, abbiamo il numero 3 Mammarella Alex, poi c'è il capitano, il numero 4 Nicolò D'Angelo, dopo c'è il vice capitano, il numero 5 Emanuele Caporale, dove abbiamo il numero 8 Riccardo Del Bello, dopo abbiamo Di Donato Federico, abbiamo il numero 10 Luca Rulli e abbiamo il numero 11 Alex Maramieri. Si stanno riscaldando i nostri ragazzi. Là in fondo si stanno riscaldando i ragazzi del Miglianico Calcio. Qua c'è il campo sintetico, quelle sono le mura perimetrali del cimitero. Qua abbiamo i nostri due portieri, Danielucci e Massimini Diego Pio. Ecco il nostro Di Fresco Franco. La gara avrà inizio alle ore 18, forse tarderà di qualche minuto perché si sono allenati la squadra della Juniores del Miglianico e quindi il campo era occupato, e da circa 5 minuti sono usciti le due squadre per il riscaldamento che, detto fra di noi, ci vuole proprio perché fa freddo. I nostri ragazzi si devono riscattare dalla sonora sconfitta della settimana scorsa a Ortona, dove la nostra squadra è crollata completamente perdendo per 8-1. Speriamo che oggi si riscattino e si torna a vincere. Anche un pareggio è un risultato buono per muovere la classifica. Signore e signori, a tra poco, quando faremo l'ingresso sul terreno di gioco.